Ciao a tutti, sono Amo gli italiani, benvenuti alle ultime notizie di oggi. Più il pubblico di spettatori va contro un gruppo, più il Grande Fratello 2023 lo difende. Questa è la teoria ormai assodata per buona parte degli utenti social che non si capacitano della stragrande dei cosiddetti blocchi in puntata, soprattutto degli interventi di Cesare Buonamici. Il provvedimento per Stefano Miele. Si è sfiorato il fantascientifico durante la 31esima puntata. Alcun accenno ai discorsi senza microfono di Rosicin, che si è addirittura nascosta in un armadio per confabulare, Giuseppe Garibaldi ed altri. Però la punizione per Stefano Miele sì. Il pubblico del Grande Fratello 2023 è soprattutto deluso e sotto shock. Grande Fratello, il duro provvedimento deciso da Signorini. Continua a non essere la chiara la motivazione per cui Alfonso Signorini, Cesare Buonamici e gli autori si comportino in questa maniera. Eppure ci sarà per forza. Se lo continuano a chiedere i fan, e fandom, sui social. Stefano Miele giorni fa ha deciso di spegnere l'entusiasmo e punto di forza di Anita Olivieri dando soltanto a grandi linee un'informazione, dall'esterno, essendo entrato più avanti al Grande Fratello 2023. A tavola la 26enne ha ricordato gongolante di aver superato un televoto e uscendone preferita insieme a Beatrice Luzzi. Lo ricordano bene i fan per l'enorme distanza tra la massiccia percentuale dell'attrice e la piccolissima aspettata alla giovane. Lo stilista si è tolto una soddisfazione raccontando davanti a tutti che conosceva le percentuali, senza riportarle, a questo punto tanto valeva lo facesse, mettendola a tacere. Peccato che anche il conduttore fece la stessa identica cosa in diretta, discutendo dello stesso televoto. Ma a quanto sembrerebbe lui poteva e l'altro, in quanto concorrente della dimora capitolina, non poteva. Stefano, sei entrato da poco e sai bene che è vietato dare informazioni o fare allusioni su ciò che accade fuori. Quello che hai detto, vero o falso che sia, non è di poco conto. Può condizionare gli altri e quindi il gioco stesso. Perciò, il Grande Fratello 2023 ha deciso che oggi sarai tu il primo candidato alla prossima eliminazione, ha spiegato Alfonso Signorini mentre gli utenti Twitter erano scioccati. Il Geffino tra tutti è stato tra i più educati, gentili che siano entrati finora secondo gran parte degli spettatori. È vergognoso, Rosi, Anita e Garibaldi eludono sempre i microfoni, come, proprio lui. Complotto, scrivono in molti. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.